Riprendiamo. Mentre questo documento che abbiamo letto ci dà quello che noi potremmo chiamare il fondamento dell'ermeneutica biblica, siamo nel 1965, siamo al paragrafo 12 del Dei Verbum. Nel 1993, una trentina d'anni dopo scarsi, la Pontificia Commissione Biblica, che è fatta da un gruppo di biblisti che viene scelto dal Papa direttamente, scrive un bellissimo documento, è ancora in vendita, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. È un libricino, non è un fascicoletto, è un vero e proprio libricino dove vi vengono presentati tutti i metodi, e sono quattro, e tutti gli approcci, sono circa poco meno di una ventina. I metodi sono molto rigorosi e sono totalizzanti, cioè con quel metodo tu interpreti il brano. Gli approcci sono i criteri con cui tu adoperi i metodi. C'era il criterio materialista, per esempio, femminista, psicanalista, sociologico, secondo le tradizioni giudaiche, secondo i testi paralleli. Diciamo così che questi sono i ferri del mestiere e questi invece sono le intenzioni che uno ha nell'adoperare quei ferri del mestiere. Naturalmente, quando questi metodi e questi approcci vengono presentati da questo documento, vi viene dato in sintesi, forse troppa, la sintesi di qual è il procedimento. Poi viene fatto il giudizio positivo, cioè che cosa c'è di positivo in questo metodo, e poi vi viene fatto la critica negativa, quali sono i limiti di questo metodo. La stessa cosa viene fatta per gli approcci. Ora, noi dobbiamo tenere presente, come cattolici, quanto segue. È vero che esiste l'unità della Scrittura. È vero che dobbiamo evitare, come vi dicevo, l'eresia di Marcione. Ma è anche altrettanto vero che io mi trovo con un Nuovo Testamento che fa cazzotti con certi brani dell'Antico. E allora questa unità come la gestisco? Agostino diceva novum testamentum in vetere testamento latet. Cioè il Nuovo Testamento in qualche maniera è già presente nell'Antico in alcune parti. Le altre sono superate. Quindi le altre sono testimonio di un momento storico della fede ebraica. Il Vecchio Testamento, certamente non in tutte le sue parti, in Nuovo Testamento patet manifesta la sua forza profetica. Allora io comincio a dire alt. L'Antico Testamento è profezia, il Nuovo Testamento è adempimento. L'Antico Testamento non è perfetto perché è profezia, manca qualcosa. Il Nuovo Testamento è adempimento, questo è più pieno. E quindi noto che c'è un'unità, ma con il criterio del progresso. Fine. Non analizziamo di più, non perché non meriti. Questo è un testo, sì, è un passaggio molto importante, ma noi entro le 11:30 dovremo fare tutto il resto.
Cosa vuol dire scrittura nella tradizione? In qualche maniera ve l'ho già spiegato. L'Antico Testamento noi ce l'abbiamo perché Gesù lo ha considerato parola di Dio e perché la Chiesa nascente apostolica l'ha considerato parola di Dio. E quindi per noi è importante il rapporto Gesù-Apostoli. Questi signori hanno lavorato sempre a livello di stadio orale, hanno solo predicato. Tutta questa predicazione è andata a finire in parte nella Sacra Scrittura, Nuovo Testamento, ma in parte nel Magistero, in parte nei Padri, in parte nella Liturgia. L'insieme di queste tre cose si chiama tradizione. Quindi la tradizione non è, come normalmente si pensa, il tradizionalismo. La tradizione è la documentazione che noi abbiamo del cristianesimo dei primi secoli che era più vicino alle fonti e quindi un cristianesimo che aveva ancora nelle orecchie l'eco della predicazione di Gesù e della predicazione degli apostoli. Per questo è importante la tradizione. Che Papa vada via vestito con la veste bianca non è tradizione. Che noi preti andiamo via col colletto non è tradizione. Perché, ve lo ripeto, fino all'esaurimento, traditio est, tradizione è ciò che tutti i cristiani da sempre e ovunque credono. Tutti. Da sempre e ovunque. Se manca uno di questi elementi non è tradizione. È consuetudo. E le consuetudini si possono cambiare. Bisogna leggere il testo con lo stesso spirito con cui la scrittura è stata scritta. Detto in termini sintetici, questa riguarda la fides qua creditur, è la fede che abbiamo. Il testo è stato scritto con una certa fede, sì, tu ti devi mettere in sintonia con la fede per poterlo leggere, se no non lo capisci. Non può esistere la lettura atea della Bibbia. Per l'amor di Dio, guardate che c'è, ma non raggiungerà mai il significato che il testo vuole esprimere. Infatti, a livello esegetico, voi avete la lettura scientifica, che è una cosa, e poi avete la lettura scientifica e credente, che è un'altra cosa. Voi dite, qual è la differenza? È questa. Io faccio tutto questo passaggio ed è scienza. Questa è fede. Conclusione, Don Renato ha solo un decimo di fede, perché nove decimi è solo scienza. Torniamo qua. Io dunque devo leggere il testo con la stessa fede con cui è stato scritto. Questo vuol dire leggere il testo con lo stesso spirito con cui è stato scritto, vuol dire la stessa fede. E quindi quando leggo io devo sempre fare distinzione tra ciò che è lettura di scienza da ciò che è lettura di fede. Perché la scienza mi arriva da 1 a 8. Ma il testo è 10. Gli ultimi due passaggi, con la sola scienza, io non posso farli. Vi è chiaro? Cosa vuol dire analogia della fede? Abbiamo visto. Si tratta dei pronunciamenti che lungo la storia la Chiesa ha fatto sulle interpretazioni che hanno dato luogo alle eresie. E allora qui
noi potremmo sintetizzare così: io devo tener conto del patrimonio di verità che la Chiesa ha difeso lungo la storia. Sarebbe la fides quae creditur. Notate la differenza. Questa differenza è importante. Fides qua creditur, fides quae creditur. La fede che viene creduta, Trinità, transustanziazione, infallibilità del Papa, eccetera. La fides per mezzo della quale io credo è il rapporto personale che tu hai con Dio. Dunque, il primo punto dell'ermeneutica è l'unità della scrittura, il secondo è leggere la scrittura dentro la tradizione, il terzo è tener presente la fede con cui il testo è stato scritto, la quarta tener presente le verità di fede che da quel testo sono emerse, e ultimo, la collocazione del testo nella cultura in cui il testo è stato scritto. Quindi non basta conoscere la lingua, ma anche la forma mentis è importante, cioè il modo di pensare che avevano. Non solo la conoscenza della comunicazione, ma qual era il mondo dove quella comunicazione si esprimeva. Tremò la terra e si sconvolsero gli abissi del mare. Dio mio, lo tsunami prima che noi lo conoscessimo, ma che? La traduzione è esatta, ma cosa vuol dire? Se voi non avete la concezione di tipo orientale del cosmo, che era pressappoco di tipo tolemaico. La terra era una grande pizza che galleggiava su un immenso oceano. Il terremoto non era altro che gli sconvolgimenti sotterranei del mare che facevano tremare la pizza che galleggiava. Se voi non sapete questo, quella frase lì non la capite. E meno male che si tratta di una frase innocua. Figuriamoci quando ha a che fare con i problemi di fede. Quindi la lingua è la forma mentis, occorre conoscerla. Ma poi occorre conoscere le scienze ausiliarie, che vanno dalla linguistica all'archeologia, alla paleografia, che ne so io, un disastro di altre conoscenze. Lungo i secoli, quali metodi sono stati elaborati per poter leggere la scrittura in maniera, fra virgolette, scientifica? Questi quattro sono i più antichi. All'epoca di Gesù esisteva il Midrash. Midrash è una parolaccia ebraica che deriva dal verbo darash, che vuol dire cercare, midrash, ricerca. Ed erano tre. Il midrash allachico, loro lo chiamavano allaka, senza dire neanche la parola midrash. Era l'attenzione, quando si leggeva il testo, l'attenzione alle disposizioni morali. E quindi io leggevo il testo per cercare se c'era o qualche precetto o qualche valore morale. Il resto non mi interessava. C'era il Midrash aggadico. Loro lo chiamavano molto spesso Aggadà, punto e basta. Ed è la ricerca nel testo di ciò che poteva sostenere la mia fede. Sostenere.
sostenere la mia fede? Cosa mi aiuta in questo testo? Che aiuto trovo per la mia fede? Il resto non mi importa. Ma qui c'è un bel comandamento di tipo morale. Non mi importa, perché io sto cercando un'altra cosa. Quello praticato dalla Chiesa nascente è il Midrash Pesher. Pesher in ebraico vuol dire adempimento. E ci si chiedeva quale testo biblico in ciò che è avvenuto oggi si è adempiuto. I pastori vanno a vedere il bambino sulla culla, narrano ciò di cui sono stati protagonisti. Maria custodiva queste cose nel suo cuore, meditandole. Il testo greco dice comparandole. Cosa stava facendo? Lei stava prendendo la scrittura e cercava di vedere quale episodio biblico o quale profezia o quale brano si era incarnato nell'episodio che lei aveva vissuto con questi pastori. La tipologia era un altro metodo, c'è già addirittura nel Nuovo Testamento. Io adopero sempre un'immagine per spiegare ai laici la tipologia, se no andiamo a finire alle calende greche. Camminate sulla spiaggia dove c'è il bagnasciuga, lasciate delle orme. Un buon antropologo sa dirvi l'ira di Dio. Se avete mal di schiena, se state pensando, se siete preoccupati, se è una passeggiata di relax, se state correndo o no. La tipologia è la stessa cosa. Il Nuovo Testamento ha lasciato delle orme nell'Antico. Sembra un assurdo. Ma la tipologia è scoprire queste orme nell'Antico Testamento che poi si manifestano in maniera completa e chiara nel Nuovo. Questo si chiama tipologia, letture tipologiche. Per cui Giuseppe, figlio di Giacobbe, è tipos di Gesù, perché tradito dai fratelli diventa salvatore dei fratelli. Isacco è tipos di Gesù, perché sale il monte, il padre lo deve sacrificare, sulle spalle porta la legna. Il diluvio è tipos del battesimo, perché l'acqua toglie via i peccati. Capite? Pericolosissimo questo metodo, perché arrischia di farti scivolare nella fantasia.